Montecatini sceglie la continuità e rielegge Giuseppe Bellandi sindaco. Il primo cittadino uscente ha raccolto oltre il 60% dei consensi, mentre al ballottaggio Riccardo Sensi si è fermato al 39,7%. Una vittoria che è apparsa chiara sin dallo scrutinio dei primi seggi e si è consolidata con il passare del tempo sino al risultato finale. Giuseppe, una vittoria che nel primo turno eri avanti di 13 punti. Te l'aspettavi un secondo turno con questo risultato anche in virtù dell'astensionismo che c'è stato? È difficile dire cosa ti aspetti. È difficile dirlo ora quando ti dimostra la città di averti capito e ha capito il messaggio mio, che è un messaggio di lavoro, di serenità, di tranquillità, di serietà, con una squadra che mi ha aiutato. È un modo per dirti: Beppe, va bene, vai, riprovaci per altri 5 anni, continua, andiamo avanti. Questo, nessun trionfalismo, perché non sono tempi da trionfalismi, ci sono tantissime cose da fare. Domani un altro giorno e andremo avanti, andiamo avanti, vogliamo andare avanti. Io cosa devo dire? Ringrazio le montecatinesi e i montecatinesi che mi hanno votato e ringrazio anche quelli che non mi hanno votato. È logico che quando c'è una forbice, si dice, così ampia, le responsabilità sono ancora maggiori. Ripeto, in un momento però dove il messaggio che vorrei dare è questo: è stata una campagna dura, una campagna forse a volte anche sopra le righe. La prima cosa da fare è pacificare la città, star tutti più tranquilli, cercare di lavorare insieme, criticare sì, ma non andare sopra le righe. Lasciatemelo dire, io forse brontolo e non alzo la voce. Voglio bene a Montecatini, voglio bene a Montecatinesi e ringrazio tutti di cuore. Bene, grazie a Giuseppe.